Ah, un'analisi, sì, è stata sicuramente un pomeriggio emozionante per me. E, speravo che non finisse mai la partita con la Reggiana, per quanta voglia avevo dentro di giocare quella partita, anche vedendo anche lo stadio pieno e i tifosi che ci incitavano nonostante la sconfitta. Quindi sicuramente è un bellissimo ricordo che porterò dentro di me. Ecco, quindi Gianmarco, io voglio chiederti se ti aspettavi un'esperienza diversa a Teramo, nel senso di trovare più spazio, insomma, ti prego di dirlo magari Certo. perché forse probabilmente sarà così. Sì. Sapevo benissimo che la concorrenza, soprattutto al centrocampo, era Spietata. tantissima. Questo lo sapevi? Sì. Mi hanno messo a corrente di questo, ma nonostante ciò ho deciso di venire qui per una questione mia personale, per vedere se ero capace nell'affrontare questa categoria. Quindi mi sono messo in gioco e mi sono allenato al massimo e il mister all'ultimo mi ha premiato. Capisco bene le scelte che faceva il mister perché tutti gli allenamenti ci allenavamo tutti quanti benissimo, quindi capisco che era molto difficile. Quindi è una cosa, un bagaglio in più personale. Comunque un'esperienza positiva, pur non Assolutamente sì. avendo giocato Sì, tantissimo. sono contento. Tu a livello contrattuale hai un altro anno di Sì, contratto? fino a giugno dell'anno prossimo. Quindi ti piacerebbe restare, insomma, più spazio. Assolutamente sì. Infatti ho preso sono venuto a gennaio proprio con l'idea di prepararmi per una nuova stagione. Partire da zero, dal ritiro con la squadra, per me è una novità, diciamo. Quindi ho trascorso questi 3 mesi al massimo per migliorarmi personalmente, per affrontare al meglio la prossima stagione. Io credo che tu hai dalla tua comunque una buona stella, perché potevi capitare in un club dove il centrale di centrocampo magari era scarso, oppure ti imparava poco o niente. Magari giocavi di più ma imparavi di Certo. meno. Qui hai giocato poco, però hai un maestro davanti che credo che se tu riesca a tirargli fuori qualche piccolo segreto un po' alla volta, magari ti fai 10 partite l'anno prossimo. Sì, Può assolutamente. essere un obiettivo. Come ho detto la mia prima intervista, quando sono arrivato, Arrigoni è il top. Oltre ad essere il top di questa squadra, è uno dei centrocampisti con molta più esperienza in tutta la categoria. E ho un bellissimo rapporto con Andrea e in questi 3 mesi, vedendolo giocare, allenandoci assieme, mi ha aiutato tantissimo a livello tecnico, ma soprattutto mentale. Ho acquistato molta più maturità e quindi sì, come ho detto prima, mi sono preparato al massimo per cercare di fare un campionato da protagonista il prossimo anno. Ecco, questo è il mio obiettivo. Bravo. Se magari dal punto di vista personale qualcosa può essere mancato, però raggiungere obiettivi importanti di squadra è ugualmente soddisfacente. Assolutamente sì. A livello di squadra, devo dire che abbiamo centrato l'obiettivo che era quello più importante, la salvezza, con 2 giornate di anticipo, quindi siamo più che soddisfatti. E a livello personale, come ho detto prima, cercherò di dare qualcosa in più il prossimo anno. Senti, qual è stata la forza di questo Teramo per arrivare alla salvezza e poi che cosa ti attrae di più di questa piazza per convincerti ancora di più a rimanere? La forza soprattutto è il gruppo. Da gennaio, tutti i ragazzi che sono arrivati a gennaio, abbiamo formato un gruppo che già c'era, però in parte mancava qualcosa. Ci siamo uniti, ci siamo posti degli obiettivi, ma a livello di gruppo siamo un gruppo veramente fantastico. La cosa che mi piace più di Teramo, sono i tifosi, Lo stadio, tantissimo. gli Molto. arrosticini, Come? L'arrosticino l'ho mangiato, la non l'hai verità. mangiato ieri? No. Questa è la Sì, è un po' mancanza. matto, se no. Sei Stasera li sfortunato. mangi, sicuro. Li mangerò, prima me ne vado li mangerò. Stasera li mangi. Però sì, comunque Chitarra, quel ballottino. la curva ci ha aiutato tantissimo. Anche grazie a loro se noi abbiamo raggiunto prima del previsto l'obiettivo.
Gianmarco, il ruolo dove credi di poterti esprimere meglio? Perché tu sei arrivato qui un po' con l'etichetta di vice Arrigoni, sì, tra virgolette, però tu da mezzala, per esempio, dove hai giocato nell'ultima parte della gara con la Reggiana, quello è il tuo ruolo? No, diciamo che l'ho fatto, la mezzala l'ho fatto per parecchi anni, però negli ultimi 2 anni preferisco giocare davanti alla difesa, invece di toccare più palloni. Ovviamente giocando con il nuovo modulo del mister a 2 c'è bisogno di uno magari che corre tanto e ruba i palloni, e un altro che, come Arrigoni, che ha tanta qualità e fa girare bene la squadra. Senti, tu vieni da Fiuggi, quindi anche tu hai conosciuto il salto di categoria e tutto ciò che ne comporta, pure se sei arrivato in un momento di crisi, perché qua stavamo in crisi. Sì. Si nota tanto la differenza nella quotidianità di un calciatore fra una D importante che poteva essere Fiuggi e una C a salvarti che poteva essere Teramo. Assolutamente sì, si nota dalle piccole cose, oltre ad avere comunque devi assumere una professionalità che va al di fuori di qualsiasi altra cosa, devi comportarti bene, devi andare, ci sono delle regole da rispettare, che se si arriva a fare il professionista ci sarà un motivo, e quindi sì, bisogna avere una vita totalmente diversa. C'è molta differenza oltre che gli allenamenti e tutto, la vita quotidiana, diciamo. Due mondi diversi. Assolutamente.